dice: come fai a riconoscere il pesce fresco dal pesce non fresco? Se la mano mi parte verso, vuol dire che il pesce è fresco, perché senza mente ma col cuore lo percepisce il tuo naso, quindi il tuo cervello, il tuo cervelletto, che il pesce non è fresco. Allora la mano ti si ritrae, quindi non devi pensare. Quando non pensi, sai se il pesce è fresco o il pesce non è fresco. Cinque motivi per leggere il mio libro è una chiave che apre meccanismi proprio di passione, su questo ne sono certo, con passione e di passione, per cui se uno legge il libro scopre qual è la mia parrucchiera preferita, scopre molti piccoli ristoranti di cui io e i miei amici diamo indicazione, scopre alcune ricette fondamentali per avere il passaporto fiorentino, scopre che in fondo a Via De Marci c'è il Lastrucci, un personaggio notissimo che non ha bisogno di essere indicato, ma però quando uno legge il libro se lo ricorda, va a vedere il lavoro di questo mosaicista e rimane così, così abbascinato dalle sue mani, dalle sue opere. Questo già basterebbe. Poi la quinta è l'odore, è il profumo di un libro, che comunque è sempre cosa che sta dentro una città. Tu lo sapete che è il patrimonio dell'UNESCO.